L'abbiamo fatta, commandere di nuovo vivo! Il nostro capo è tornato? Sì, Argon. E stavolta nessuna forza dell'universo potrà eliminarmi. Quanto è durato il mio riposo? Troppo tempo, ci troviamo tutti in grave pericolo. Raccontami cosa è successo. Tutto ha avuto inizio quando Jessica Morgan e il dottor Swofford ti hanno ritrovato. Sono riusciti a portarti sulla loro astronave poco prima di una tremenda esplosione. Ma dei germi solari hanno ricoperto la navicella. Swofford, tornato sulla Terra, ti ha condotto nel suo laboratorio. Poi, esaminando i germi, ha scoperto che provocano violenza. Lui e Morgan volevano trasmetterti il virus, ma avendo fallito, si sono serviti di te per attirare gli altri autorobot. Così molti dei nostri amici sono stati contaminati. Gli autorobot si sono scontrati con gli autorobot, e poi Destructor contro i Destructor. Persino i quintessenziali sono stati contagiati. Io ho salvato uno di loro per tentare di riportarti in vita. Queste sono state le ultime istruzioni di Captain. Captain, cosa gli è successo? Ho molta paura che anche lui abbia contratto il virus. Tu sei la nostra ultima speranza. Tu mi hai ridato la vita. Tu, un quintessenziale. Non avevo altra scelta. L'intera galassia sta correndo un grave pericolo. Quanti autorobot sono riusciti a evitare il contagio? Non molti, e quelli che ce l'hanno fatta sono stati feriti da Pentajet. Non sappiamo se sarà possibile riparli. Chi sono? Voglio saperlo. Blades, Scooter, Flash, Fender, Magellino. Tu dovrai provvedere a rimetterli subito in sesto. Ci serve il loro aiuto. Ah, va bene. Ecco, è finito. Sono stati riparati. Non lamentatevi, io stavo molto peggio di voi. Commander, oh, Commander, sei vivo, non posso crederci, voi potete crederci o no? Commander è vivo, guardate come è vivo, vivissimo. Commander, cosa? Perbacco, sei veramente tu? Questo è certamente un sogno. No, è la realtà invece. Io sono tornato e siamo di nuovo insieme ora. Bene, io sto meglio di prima. Date un'occhiata al mio nuovo aspetto. Davanti a voi non c'è più il vecchio Maggiolino, ma un robot tutto d'oro. È proprio come hai detto, Maggiolino. E anche il tuo nome sarà nuovo. D'ora in poi ti chiamerai Goldbug. Non puoi neanche immaginare quanta felicità ci dia il tuo ritorno, Commander. È la stessa cosa che provo io, Blitz. Oh, basta, non è il momento di perdersi in chiacchiere. Se non facciamo presto rischieremo la fine. Allora presto, che stiamo aspettando ancora? Non scaldarti, Flash, ci serve un piano. Allora, Commander, che cosa hai pensato? Io non ho nessun piano. Come nessun piano? Se non ha un piano, poi faremo combattere il virus. Se non combatteremo il virus, saremo tutti finiti, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Senza lo scettro del comando non riuscirò a ragionare con la stessa saggezza degli antichi capi robot. Ma se rientrerò in possesso dello scettro, forse troverò una risposta a questi interrogativi. Ma lo scettro ora è in possesso di Captain, lo sappiamo tutti. E per prenderglielo dovrai toccarlo e rischierai la contaminazione. Deve esserci un modo per portarglielo via. Io credo di conoscere la soluzione. Tu devi essere l'umana di nome Jessica Morgan. Ho sentito che mi hai salvato la vita. Ho fatto solo il mio dovere. Sono felice che tu sia vivo. Il metallo sul quale abbiamo lavorato finora il dottor Swofford, mio padre e io, è resistente al calore e alle radiazioni. Quindi, se io fossi ricoperto di quel metallo, sarei immune al contagio e potrei tentare di recuperare lo scettro del comando. Già, ma i Destructor hanno assalito il laboratorio e portato via tutto il metallo che aveva mio padre. Non c'è problema, piccola, ci penseremo noi a riprenderlo. L'hai detto, proprio così, lo faremo. Presto, dobbiamo trovarlo! No, un momento, dovete portare anche me con voi. Mi dispiace, Jessica, ma è troppo pericoloso. Più di quando ti ho salvato dall'esplosione solare. Va bene, ho capito. Benvenuta a bordo. Così avremo anche un aiuto umano, pare, e femminile. Autorobot, trasformatevi e andiamo. Pazzi! Io sono il vostro capo! Non è normale, sono tutti impazziti!
Silencio! Nessuno vi è rimasto fedele? Bene, bene, guarda chi c'è qui. Facciamo un po' di tiro a segno. Gli autorobot! Gli autorobot stanno tentando di salvarmi. Che pazzia è questa? Galvatron, sono Commander, mi senti? Avanti, rispondimi. Presto! Commander, com'è possibile che tu sia vivo? Non c'è tempo per spiegarti. Dobbiamo allearci se vogliamo sopravvivere. Cosa? Dovrei mettermi con voi? Non ho altra scelta, però. Molto bene, Commander! Uniremo le nostre forze! Per ora! Pensi che possiamo fidarci? No, ma che altro potevo fare? Fermi, è mio! Destructor, ritirata! Torneranno appena si saranno organizzati! Seguitemi! Così non correremo pericoli per il momento. Perché sei venuto su Char? Tu sei in possesso di un metallo prezioso che potrebbe forse segnare la fine di questa tremenda epidemia. Se non ce lo darai, tutti noi saremo distrutti. E così ti interessa quel metallo? Molto bene, sì, andremo a prenderlo. Ci si può fidare? Neanche per un attimo. Ma ti avverto, il nostro non sarà un viaggio di piacere. Wow! Dobbiamo attraversarlo, seguimi. No, non mi piace affatto. Ah, maledizione! Sembra che abbia sbagliato i miei calcoli. Ah, il ragno! Ah. Allora, Autorobot, perché non volate? Grazie, Flash, me ne ricorderò per sempre. No, non devi ringraziarmi. Se ci fosse stato bisogno di ringraziarmi, ti avrei chiesto di ringraziarmi, ma non c'è bisogno di ringraziarmi, non ringraziarmi, no? Ma lasciami con questi brutti tentacoli, lasciami, lasciami. T'ho detto di lasciarmi, lasciami. Tu volevi solo eliminarci. Non essere assurda. Sono pronto ad aiutarvi. Del resto vi ho dato la mia parola. L'hai dimenticato? Vieni, Commander. Lasciatelo a me. Non è il momento, Blitz. La nostra missione viene prima di ogni cosa. Allora, Commander, dimmi un po', perché ti serve quel metallo? Quale uso ne farai? Perché lo consideri prezioso? Mi sembra di avertelo già detto. Hai pronunciato la parola prezioso, ma non hai detto perché. Ti conosco troppo bene, sarebbe un errore spiegartelo. Galvatron, stanno succhiando dai nostri corpi tutta l'energia che abbiamo. Distruggili, presto! Ah, ci penso io. Che cosa state facendo qui? Muovetevi! Abbiamo visite. Dobbiamo andare via di qui immediatamente. Galvatron, da che parte fuggiamo? Presto! Sì, sì, ve lo dirò, ma prima è meglio evitare che quei folli possano seguirci. Ora, muoviamoci. Siamo quasi arrivati. Ecco, è qui. Commander, dimmi qual è il tuo piano e come dobbiamo usare il metallo. Devo impararlo. Tu fai presto a imparare, Galvatron.
Dimmelo, o non avrai mai quello che ti serve! Ricordati che c'è poco tempo! L'ho trovato! Ce n'è abbastanza per ricoprirti e renderti immune, Commander! Così? Il tuo piano era quello di immunizzarti al virus. Pensi che te lo permetterò, Commander? Oh, no! Ormai non mi servi più, specie di rottame rimessa in piedi! La tua resurrezione ha avuto una breve durata! Brutto idiota! Lo fa per salvare tutti noi! Ottimo lavoro, Argo. Ora possiamo portare a termine il piano. Possiamo cominciare. No! Che cosa vuoi fare? Unisciti a noi, Galvatron! Unisciti subito a noi! Muori, inutile pezzo di ferraglia! Non toccarmi! Ora sei uguale a noi, Galvatron! Presto, dobbiamo andarcene di qui! Sbrigati! Non mettetemi fretta, devo coprire ogni millimetro, sarà tutto inutile. Bisogna trovare al più presto Captain Argon, svelto. Farò del mio meglio, non preoccuparti! Ecco Captain! Inseguiamolo! Volete fare una corsa? Vediamo chi è il più veloce. Nessuno può competere con me. Ok, chi è il prossimo? Voglio fare due chiacchiere con te. Commander, credevo che fossi morto. In questo momento non è della mia vita che dobbiamo parlare. Il virus della violenza si sta spargendo nella galassia. Gli autorobot, i Destructor e anche gli umani non ragionano più, pensano soltanto a eliminarsi a vicenda. Noi dobbiamo vincere questa follia e tu devi aiutarmi a farlo. Hai capito? A salvare l'universo. Ascolta attentamente quello che voglio dirti. Oh, sì, va bene. Non fidarti, Commander, è infetto! Non voglio farti del male, Captain! Lo credo bene, imbecille, non potresti. Vieni fuori, mi stai facendo perdere del tempo prezioso, molte vite sono in pericolo. L'unico essere in pericolo sei tu, vecchio rimbambito. Bene, non avrei voluto ricorrere a questo, ma purtroppo non ho altra scelta. Ecco qui. No, no! Lasciami andare! Sono costretto a farlo, amico mio. No! Non sono finito ancora! No! Penso che un bagno caldo gli farà bene. Questo gioco si è fatto pesante e ha coinvolto troppi innocenti. Io non conosco nessun innocente, Commander. Sto arrivando! No! Argon è stato contaminato! No! 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 Vieni fuori! Vieni fuori e battiti lealmente! Lo so che sei qui! Avanti, vieni fuori e affrontami! Ho provato a convincerti. Ora devo usare maniere più dure. Per salvare la nostra galassia ho bisogno dello scettro. Assolutamente! Sei molto ansioso di sottrarmi lo scettro del comando. Ma non credere che sarà una cosa semplice, Commander. Il calore non mi scalfisce, Captain. Ti prego, lascia che io ti aiuti.
Non mi sfuggirai! No! Mi dispiace, amico. A quanto sembra, questo era l'unico modo. Se esiste un rimedio al delirio che ha colpito tutti, lo troverò solo nel regno della conoscenza. Ma è lì che devo andare. Lì dove gli anziani potranno aiutarmi. Commander, perché hai fatto ritorno qui? Devo salvare la nostra galassia dal virus della violenza. Alpha Trion, puoi aiutarmi nel mio compito? Mi dispiace deluderti, ma non conosco il rimedio che cerchi. E allora dovrò andare ancora più indietro nel tempo. Fa attenzione, perché se andrai troppo lontano, correrai il rischio di perderti e di non trovare più la strada del ritorno. Sì, ma se non ci provassi, sarebbe l'intera galassia a rischiare la fine. No! No! Dei Transformer contaminati sono venuti qui per cercare Commander! Dobbiamo fermarli o ci distruggeranno! Svelto! Svelto, Commander! Il virus di cui parli esisteva sulla Terra millenni fa. Un uomo saggio però raccolse tutti i germi e li spedì verso il sole. Ma nessuno fu capace di distruggerli, perché nessuno possiede il potere di farlo. L'unico rimedio a questa pazzia è usare la saggezza. Sfortunatamente ora nessuno è in grado di raccogliere tutti quei germi malvagi e tantomeno di distruggerli, specie ora che sono stati sparsi per la galassia. È necessario trovare una sorgente di saggezza sufficiente a distruggere questo virus mortale e a curare l'intero universo. E soltanto nello scettro si può ricercare una tale dose di saggezza. Fermo, ti prego, fermati! Mai quintessenziano, questa galassia è nostra e la morte aspetta ancora una volta, Commander! Oh, ma che succede? Il giorno più buio sta per finire. Gregory! Jessica! No! Non riesco nemmeno a esprimere tutto il mio rincrescimento. Non c'è nessuna giustificazione per il nostro comportamento. E per questo ora noi vorremmo pubblicamente dirvi che vi saremo riconoscenti per sempre. Anche Galvatron diventerà migliore, Blitz. Domanda difficile. Non ci sarà nessun combattimento oggi, Commander. Tu hai guadagnato il rispetto di Galvatron. La saggezza dello scettro è andata persa. Non c'è motivo di preoccuparsi. Adesso tutti noi siamo un po' più saggi. Ma lo scettro si è svuotato. Sarà compito di tutti riempirlo di nuovo, con la saggezza che abbiamo acquisito da questa storia. Autorobot, trasformiamoci e andiamo!